qualità di chi ha messo in campo oggi Torino è stata superiore, migliore della nostra. Hanno avuto diversi giocatori che hanno fatto buone giocate, da Hobson a McAdoo, Portanese, insomma, il loro 52% da tre punti contro il nostro 29% è stato sicuramente quello che ha fatto pesare la partita, anche nei momenti chiave. Noi sbagliamo un tiro da tre, loro segnano Portanese, insomma direi che è stata un po' la fotografia di quello che anche nel primo tempo, dove abbiamo fatto delle buone cose, però noi magari arrivavamo a fare dei tiri da liberi e loro facevano dei tiri da, realizzavano dei tiri da marcati, quindi hanno avuto più qualità e siccome sì, alla fine si chiama pallacanestro, chi ha più qualità e chi la riesce a mettere in campo questa qualità facendo queste giocate, ha vinto la partita, quindi senza nessuna recriminazione, perché ha vinto la partita con merito e proprio in virtù di questo. Domande? Coach, ultimo periodo, Varese ha fatto tanta fatica a fare canestro, però Kane non ha visto veramente una sfera sotto tabelloni, 3 su 4, ha avuto tanto rimbalzo, ma no, è stato poco di volte. Kane è dall'inizio dell'anno che noi giochiamo così, quindi non è quello il problema. Cioè, noi siamo una squadra che gioca così. Come dire, o andiamo bene o andiamo male. Cioè, noi dall'inizio dell'anno che giochiamo così. Non è che le altre volte davamo la palla a Kane, o quantomeno magari una palla o due palle in più se la difesa ce lo permette. Non è un nostro gioco andare dentro l'area. Quei giocatori che abbiamo, non è assolutamente un nostro gioco andare dentro l'area, quindi non è assolutamente una novità e quindi niente di diverso rispetto alle altre volte. Possono pesare alla fine del campionato dopo questi 6 punti persi con Pistoia, Reggio Emilia e Torino? Possono pesare per che cosa? Siamo mica l'Armani noi. Però siamo mica l'Armani. E perdere perché vi siamo noi, perché dobbiamo vincere. Perché, cioè, perché Torino deve perdere con noi? Vi siamo noi. Se mica il Fenerbahce o l'Armani, forse a Varese qualcuno se l'ha dimenticato questo. Oltre ad essere poco rispettoso verso le altre squadre che ci hanno battuto, sono delle signori squadre. Anche noi siamo il nostro campionato, ma non siamo né il Fenerbahce né l'Armani. Quindi chissà per quale motivo dobbiamo recriminare di aver perso. Il campionato è così. Allora Venezia deve dire che abbiamo perso quegli ubriachi di Varese. Una volta si vince, una volta si perde. La qualità è, ripeto, è quella che è. Quindi non c'è nessun rammarico da parte nostra, anzi, continuo a ripeterlo, ribadirlo, ma ci sono eventualmente, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. I ragazzi stanno facendo un grande lavoro e quindi qualsiasi cosa che facciano io li ringrazierò sempre, non c'ho nessun rammarico, nessun risentimento. Scusate, si può dire che in assenza di Arci si è visto ancora di più il suo peso nella squadra e può recuperare no, perché, a breve, oppure perché lui è quello che lui sì che è un giocatore che può avere un mismatch favorevole e andarlo a cercare sul canestro, quello che abbiamo fatto contro Venezia siamo andati, ha fatto 10 punti lui sulla differenza di mismatch, lui sì sicuramente è una cosa, però voglio dire non ognuno nell'arco di un campionato ha i suoi infortuni, quindi non mi piace stare a recriminare, per noi è un'assenza pesante ovviamente, perché il titolare, oltre ad essere il titolare, ma ha caratteristiche completamente diverse rispetto a Ferrero. Ferrero ci dà una dimensione solo ed esclusivamente esterna, Arci ci dà una dimensione esterna e interna, però nell'arco della stagione fanno parte questi infortuni e il ragazzo ce la sta mettendo tutta, però non abbiamo dei tempi precisi su quello che può essere 3 giorni, una settimana, 10 giorni, piuttosto che 15, quello che è. Però io apprezzo la sua grande disponibilità, la volontà di fare e devo dire che oggi a Natali, che l'ha sostituito, ha fatto delle buone giocate per le quali, insomma, mi auguro che anzi sono convinto che lui e Ferrero possano dare quello che possono e poi l'essenza dello sport è dare quello che si può dare.
difficoltà di Abramovic soprattutto nel primo tempo ti hanno tolto qualche possibilità di assetti tattici, certo. Se pensavi a Scranda 4 magari invece non è possibile. No, onestamente, guarda Damiano, onestamente con me Scranda non giocherà mai da 4, quindi io che si fa queste fantasie, con me Scranda 4 non giocherà mai, cioè da 4 noi abbiamo adesso Ferrero 1, Natali 2, eventualmente con certi quintetti Iannuzzi potremmo mettere eventualmente con certi quintetti che magari per avere un vantaggio di altezza, però Scrub no. E cioè, tu ci vedi ogni partita e Abramovic per noi è un giocatore, cioè se lui fa questo, per l'amor di Dio, non per mettere la croce a lui, se lui fa 4 su 16 per noi diventa complicata. Dopodiché è un ragazzo e c'ha un percorso di crescita suo, è un ragazzo giovane, un percorso di crescita, e questo percorso di crescita passa anche attraverso, come dire, musate come questa partita, però bisogna, almeno io lo accetto quando fa una grande partita e lo accetto anche quando fa una partita per noi deficitaria. È chiaro che già senza Arci, con Avra che fa una partita così, diventa difficile, perché per noi poi Avra è il primo terminale, cioè i suoi tiri se li prende. Non è che i suoi tiri se li deve prendere un altro. È giusto che se li prenda lui, è chiaro, con un 25%. Però, ripeto, lo aiuterà a crescere, lo aiuterà a questo, a migliorare, a fortificarsi. È un percorso che lui ha fatto con noi e ci sta anche questo. E io accetto anche questo. Se no, sarebbe troppo bello accettare solo quando fa benissimo. E invece, no, lo accettiamo e va bene, ce lo teniamo stretto. Altra domanda per il coach?